ma anche come alleati. L'Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio fa il punto sulle nuove sfide che attendono il Paese con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Laura Chimenti. È tutta incentrata sul recovery plan e sul contributo dei territori nella fase di ripresa. L'Assemblea 2021 di Unioncamere, che si apre con un messaggio del Presidente Mattarella, il quale sottolinea l'importanza del recovery e la necessità di uno sforzo corale con le imprese centrali in questa fase. Un anno di emergenza, una stagione drammatica, ha definito questo periodo il Presidente Sangalli, secondo cui a marzo sono nate 63.000 imprese in meno rispetto a marzo 2020. Un terzo sono imprese giovanili. Non bastano solo i ristori, ha detto, da questa crisi nessuno si salva da solo. Ne usciremo insieme solo mobilitando tutte le energie disponibili. Penso infatti ad una sorta di patto per un nuovo sviluppo tra generazioni, tra territori, tra pubblico e privato, tra istituzioni ed imprese. Anche per il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga, fondamentale in questo momento il dialogo tra istituzioni e forze economiche e sociali. La collaborazione tra le regioni e le camere di commercio potrà risultare strategica e mirata a rappresentare i reali bisogni delle imprese, soprattutto di quelle di minori dimensioni che risultano essere le più colpite dalla crisi. Il piano è destinato a cambiare la faccia del paese, ha detto il ministro Giorgetti. Il difficile viene adesso, paradossalmente. Quando si avviano le riforme in Italia, un conto è scrivere nero su bianco progetti e stanziamenti, altro conto poi è mettere a terra e implementare la riforma. Servono